Hans Jonsson è un artista svedese, un disegnatore, un pittore, con alle spalle una consolidata formazione artistica. Ha coltivato da sempre la sua passione per il disegno e la pittura. Alla domanda se preferisce il disegno al colore, l'artista risponde di preferire il disegno. Il colore è il potere dell'espressione artistica, mentre il disegno, che è sempre stato alla base del suo lavoro, rappresenta per l'artista la forma, la figura. Hans si definisce pittore espressionista realista. L'artista trae ispirazione dalle cose che vede attorno a sé, ma anche dai suoi sogni. Oltre ai colori forti tipici dell'arte espressionista, nelle sue opere pittoriche inserisce elementi figurativi che conferiscono al dipinto una programmata dissonanza dai toni quasi surreali. I pesci sono un elemento figurativo ricorrente nelle opere pittoriche di Hans e sono spesso sospesi all'interno di una dimensione onirica, dove le regole della prospettiva sono disattese e dove la realtà lascia il posto all'immaginazione ed il razionale cede lo scettro all'inconscio. L'artista svizzero Paul Klee scriveva nel suo diario che i dipinti sono come sogni fluttuanti sotto la superficie della vita che si risveglia. Noi possiamo dire che i sogni di Hans Jonsson diventano dipinti fluttuanti che stimolano l'animo e la mente dell'osservatore ad un lento risveglio. Nel suo viaggio di artista, uomo e sperimentatore, Hans non smette di cercare e come il lupo solitario dei suoi dipinti, anche Hans avanza ogni giorno alla ricerca di nuovi scenari, di nuovi accostamenti cromatici, di nuove idee, per creare esperienze emotive uniche nell'osservatore.